Buon pomeriggio a tutti. Oggi esperimento al volo altri esperimenti con la resina UV. Ho fatto queste pochissime cose perché avevo pochissimo tempo. Il primo ce l'ho al collo, ora se riesco lo tolgo e ve lo faccio vedere. E il primo è stato questo. C'è una luce pessima, però. Questo è l'albero della vita, verde glitterato. Aspettate che cerco di farvelo vedere così. Non so che succederà. Uno schifo. Ok, questo. Così. Ok, oh, eccolo. Ovviamente brillerebbe molto di più, ma ho il tavolo pieno di cose. E questo è stato il primo, e lo indosso sempre. Oggi ho provato con il viola, che in trasparenza fa schifo, però diciamo che mi piace, vediamo se riesco a far così. Ok, forse così si vede meglio. E abbinato a questo ho fatto questi due. Ci vorrei fare gli orecchini, anche se a me non mi danno fastidio i pendenti. Poi ho fatto questa prova con lo smalto. E l'effetto in controluce è questo, però era quello che volevo. Vediamo se metto a fuoco. Ok, con anche qualche bollicina. Non dico effetto mare perché è verde glitterato. Poi questo che mi è venuto veramente schifo, però perché ho usato un altro smalto che mentre lo mettevo si è aggrumato tutto, però vabbè, portachiave. E poi ho fatto questo che mi piace un sacco con lo smalto blu che in trasparenza è così, magari è più bello ricoperto dietro. Questo è molto piccolo blu. E questi erano l'esperimento di oggi all'ora di pranzo, questa era vecchia. E niente, spero vi piacciono. Questa è con la resina della Reschimica, con la box che ho preso ad agosto. Però purtroppo sarò solo io, ma a me a parte non piacciono le formine dorate, però quelle forme un po' Sailor Moon non mi fanno impazzire, quindi ho preferito usare queste che avevo tra i ciondoli che avevo acquistato al mercato. Sì, al mercato. Quindi poi magari proverò anche quelli dorati, forse poi con l'effetto colorati mi piaceranno di più. Però per il momento oggi ho fatto queste. Prossimamente, visto che ci sono, vi faccio anche vedere degli stampi che sono arrivati oggi da AliExpress. Questo è uno, però mi sembra una chiusura un po' troppo morbidina, quindi magari bisognerà mettere, come ho visto fare da altre ragazze, l'elastico, però è bella grande. Poi il mio primo stampo natalizio, che è piccolino, però magari una decorazione piccolina ci viene fuori. E due mezze sfere, questa e questa. Una più profonda, una meno profonda, opacissime, con i bozzi, come vedete, dei buchi, però vediamo un po' che esce fuori. E niente, tutto qui. Ciao ciao, grazie per la visione. E se il video vi è piaciuto, un bel like, che ce ne sono sempre troppo pochi. Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.